Buonasera, buonasera amici. Buonasera. Benvenuti a Fuori Gioco. Buonasera Anna Maria, buonasera, tutto bene? Sto benissimo, grazie. Domenica hai visto molto importante con Eki. Una domenica importante, straordinaria. Straordinaria. Il Padova che batte il Milan 2-0. È una serata davvero straordinaria. Abbiamo degli ospiti appropriati per questa straordinaria serata. Che posso subito presentare? Diciamo questa così. Volta ti interrompo io perché tu mi interrompi. No, volevo salutare gli ospiti che erano qua. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera, ecco, vai pure. Carino questo ragazzo biondo, chi è? Dopo. Svegliamo tutti gli arcani. Benissimo, allora, mi hanno detto di essere velocissima. Aspetta, allora, volevo dire che parleremo, anche del derby, del derby Vicenza-Verona, parleremo del Chievo, parleremo del Venezia, parleremo di tutti. No, non c'entro niente, vai. Ex milanista, ex azzurro, nel suo carnet scudetti e Coppa dei Campioni, non ama le cose a metà. Eccolo tutto intero, Mario David. Buonasera Mario, ciao, come stai? Buonasera. Accomodati, grande, grande giocatore del Milan, eccolo qui, lupus in fabula. Signore del calcio, acuto commentatore, ha allenato anche il Milan, presenza imponente, Massimo Giacomini. Buonasera Massimo, ciao, come stai? Buonasera. Grazie Massimo di essere con noi. E ora? E ora c'è... Dalla regia dovrebbe partire sì, un qualcosa, mi ha c'è una musica, sto sentendo io una musica strana. Qua. Vediamo, sì, mi pare di sì. Ovvero? No, non è per lei, è per il fresco sposo, Daniele Zoratto. Daniele Zoratto. Ciao Daniele, come stai? Complimenti, ciao, auguri. Auguri. Fresco non sono sposo. Io la sposa, lo no, dico appunto, subito che prima che comincino delle voci. No, non sono io, smentisco. Il suo nome è garanzia di serietà e di bel calcio. Una carriera luminosa come giocatore e come allenatore. Alberto Bigon. Ciao Alberto, benvenuto tra noi. Grazie. Sì, grazie. Buonasera. Prego. Doveroso. Signori Maurizio Mosca. Ciao, buonasera. Ciao Maurizio, come ciao, stai? Ciao, ciao. Viva il Padova! Oggi bisogna dirlo oggi. Viva il Padova! Alla grande questa sera. Allora, sì. Amici, andiamo via veloci di corsa stasera perché ci sarà tanto da dire, tanto da parlare, ospiti illustrissimi. E andiamo a vedere subito allora le classifiche che, come ogni sera, ci regalano gli amici della Padova Star, anzi uno in particolare, lo vogliamo inquadrare? È seduto lì. Che è là, vediamo, un primo piano, lo vediamo? Sì, c'è, sì, allora non c'è? Ma dov'è? Sì, che c'è, non è sparito. No, grazie all'amico Michele Vici della Padova Star, vai con le classifiche. Padova Star, concessionario Mercedes, presenta i risultati. Eccoci con la schedina odierna, Brescia-Genoa 1-2, Cagliari-Cremonese 1-0, Foggia-Juventus 2-0, Inter-Bari 1-2, Lazio-Napoli 5-1, Padova-Milan 2-0, Reggiana-Fiorentina 1-1, Sampdoria-Parma 3-1, Torino-Roma 2-2, Perugia-Fidelandria 0-0, Pescara-Venezia 1-0, Catania-Siracusa 1-1, Regina-Juve-Stabia 2-0. Montepremi di oggi di quasi 27 miliardi e 13 vanno a 964 milioni 115 mila, ai 12 19 milioni 762 mila. Risultati altri di B, Ancona-Atalanta 4-2, Cesena-Acireale 2-0, Chievo-Ascoli 1-1, Como-Cosenza 1-0, Lucchese-Lecce 1-0, Palermo-Udinese 0-0, Salernitana-Piacenza 0-1, Vicenza-Verona 0-0. Dovrebbe partire, ecco, la classifica Serie A vede in testa la Roma con 14 punti, segue il Parma con 13, Foggia, Juventus, Lazio 11 punti, Sampdoria, Bari, Milan 10, Fiorentina 9, Cagliari, Inter, Genoa 8, Torino 7, Cremonese 6, Napoli 5, Padova 4, Brescia 2, Reggiana 1 punto. Classifica Serie B. Piacenza e Verona 13 punti, Fidelandria, Cesena 12, Venezia, Ancona, Lucchese 11, Perugia, Vicenza, Udinese 10, Cosenza 9, Chievo, Acireale, Como 8, Salernitana 7, Ascoli, Palermo, Pescara, Atalanta 6 punti e chiude la classifica il Lecce con 4 punti. Padova Star, concessionario Mercedes, vi ha presentato i risultati. Mercedes.
Lei si presenti con i 500 milioni per l'acquisto e la prenderanno sul serio. Mi sento come una che chiede l'elemosina e mi disgusta. Quella donna non condurrà mai trattative per conto di questa azienda, è escluso. Certe persone non sono molto opportune. Cena d'affari, notte d'affari. Bada che non sono affatto malleabile, vi divento pericolosa quando sono alle corde. Ma se tu credi che i legami che esistono fra di noi siano soltanto d'affari? Lei crede... Berlino, franchi, marchi, qualunque valuta estera. Che la cosa più erotica siano i soldi. Dammi un'altra piatta. Versato sul conto 21214. Si tratta di vedere dove va il denaro. Già, sta andando giù in cantina. Non si può fare, è illegale. La questione mi sta scivolando dalle mani. Lei non ha ancora capito con che razza di gente abbiamo a che fare. Domani mattina fa cambiare le serrature agli ingressi. Jane Fonda, Kris Kristofferson. Il volto dei potenti. Dice che ci passano in conto 90 milioni. Ah-ha! Domani, 20:30, Italia 7. Fina presenta il grande concorso Gratta il Pieno, con oltre 500.000 premi da fiato. Fai benzina alla Fina, chiedi gratis la cartolina, gratta e vinci subito il tuo pieno fino a 60.000 lire, tantissimi rifornimenti da 10.000 lire, una cascata di stupende penne laccate e ancora un'estrazione finale di fantastici viaggi in Brasile per due persone. Gratta, gratta, alla Fina si vince! È molto di più, niente di meno. Mille innocenti è l'auto che aspettavi, perché ha di serie proprio tutto, grande economicità ed in comfort rivali non ne ha, ed il prezzo vedrai ti stupirà, perché innocenti è molto di più. Mille innocenti da 12.550.000 lire chiavi in mano. Grazie mille. E fino al 31 ottobre su tutta la gamma innocenti proseguono gli eccezionali finanziamenti a interessi zero. Grazie innocenti. E quello? Lo riconoscete? Ebbene sì, è Paolo. Un milione di capelli fa, ma è lui. Ma è irriconoscibile. L'anno scorso Mister Timido era un po' sulle sue. Oh, timido io. Guarda sei mesi dopo com'ero timido. Chi ti ha insegnato ad andare a cavallo? Tu? E poi quest'estate si è scatenato ed è diventato l'animatore più desiderato di tutto il villaggio. Cesare Ragazzi, i centri dei capelli. Fina presenta il grande concorso Gratta il Pieno, con oltre 500.000 premi da togliere il fiato. Fai benzina alla Fina, chiedi gratis la cartolina, gratta e vinci subito il tuo pieno fino a 60.000 lire, tantissimi rifornimenti da 10.000 lire, una cascata di stupende penne laccate e ancora un'estrazione finale di fantastici viaggi in Brasile per due persone. Gratta, gratta, alla Fina si vince! Ringeps Chrono Collection. L'eleganza. L'armonia. L'emozione. La perfezione. Ringeps Chrono Collection. Orologi sangue blu. Diciamocelo francamente questa sera che questa vittoria del Padova contro il Milan, insomma, nessuno se l'aspettava, dico bene Maurizio? No, beh, voglio dire, non è questione di aspettare, il Padova che non ha un organico da Serie A, il Padova retrocede in B così com'è. No, su questo non c'è... Appena vinto una partita importante con il Milan. Sia chiaro un discorso, cioè te lo facciamo da tempo, non ha un organico da restare in Serie A, quindi o ritocca a novembre o non c'è niente da fare. La società non ha fatto quello che doveva fare, quello che invece per fortuna compensano i giocatori che sputano l'anima, come hanno fatto meravigliosamente bene a Napoli, hanno fatto meravigliosamente oggi con un Milan al quale va un grande merito alla vittoria del Napoli e grandi demeriti anche al Milan, che attualmente per varie ragioni fisiche,
tecniche, perché ognuno va per conto suo. Non c'è uno davanti che segni, se non segna Gullit non segna nessuno. La difesa, per ragioni di carta d'identità, non è più quella di una volta, e quindi il Milan è anche questo. Però il Padova, ecco, grande onore, torno a dire, ecco, al Padova, tanto di cappello al Padova, però va ritoccato perché resta in Serie A. Daniele Zoratto, concordi? Io direi di dare anche merito ai tuoi compagni quest'oggi. Sinceramente, io devo dire che oggi ho visto un ottimo Padova, credo che i miei compagni abbiano meritato ampiamente il successo. Chiaramente poi non mi va di sottolineare il Milan in difficoltà, perché devo dire che oggi credo di fare solo un elogio alla squadra. Mi pare giusto. Mi pare che tre ex milanisti come ci sono intorno a te siano concordi, no? Siano un po' abbacchiati magari a vedere questo Milan, ma siano concordi sul merito della vittoria del Padova. Alberto. Mi sembra che non ci sia dubbio. Laconico, proprio così. Massimo. Mi sembra che la vittoria sia legittima, un Milan così un po' distratto, con qualche problema fisico, un Padova però molto concentrato, ha fatto, diciamo, una buona partita, tattica giusta, la guerriglia giusta in mezzo al campo, una difesa molto attenta, ha approfittato di queste smagliature che attualmente ci sono nel Milan. Però la vittoria mi sembra legittima e i tre punti sono molto importanti. Ma lei ritoccherebbe il Padova? E se ci fossero i soldi, sì, ma se non ci sono, ma non Giordani si può. I soldi ce li ha, che poi non li tiri fuori, un altro discorso. Ecco, però ce li ha. Io credo che Giordani a fine campionato può cedere una società che è alla pari, vale a dire perché sa gestire molto bene. Ora io ritengo che a Padova, siccome ci sono molti imprenditori, qualcuno dovrebbe intervenire ed aiutare il Padova dall'esterno. Sì, certo. Allora il Padova, acquistando un paio di giocatori, potrebbe, non dico garantirsi la salvezza, ma continuare sulla strada che ha intrapreso oggi. Un paio di giocatori. Però io direi che bisogna prendere l'esempio del Bari, no? Dove ci sono Fontana, certo, Manighetti, Bigica, Amoruso, Ricci, Pedone, che sono, certo, sconosciuti e a 10 punti. Per cui direi che anche in questa formazione non è precluso niente a questa formazione, però sta di fatto che se dall'esterno a Giordani dessero un aiuto, sicuramente Giordani sarebbe felice di rinforzare questa squadra. Maurizio, chiedo scusa, dopo torniamo. Mario, una battuta veloce. Oggi abbiamo visto due gol di difensori come ai vecchi tempi, no? No, ma io dico che, insomma, senz'altro oggi il Padova ha legittimato, insomma, il risultato, perché ha giocato sicuramente una partita molto concentrata, come diceva Massimo, come l'abbiamo vista tutti quanti. Il Milan lascia un po' desiderare, mi sembra che più che essere sulle ginocchia è un po' mentalmente piuttosto arrivato, ecco il mio avviso. Bene, allora intanto godiamoci questa vittoria per 2-0 del Padova contro il Milan col servizio di Antonio Finco. Ricordo che la prima vittoria in campionato del Padova quest'anno è praticamente la prima anche allo stadio Euganeo, questo stadio nuovo, che oggi ha visto la presenza di ben quasi 20.000 spettatori per un incasso di oltre 1 miliardo. Vediamo il servizio. A Lugano è il giorno del Milan, squadra amata da queste parti, ma poi si scopre che anche il Padova è chi lo apprezza in giro per il mondo. La squadra biancoscudata con Franceschetti libero, Rosa e Lalas a scambiarsi in marcatura, Gullit e Simone, e con Balleri e Gabrielli vibranti sulle fasce, al di là di ogni pronostico, alla meglio al termine, su un Milan apparso lontano da quello apprezzato in tante occasioni. Davvero un piccolo diavolo, anche se nel post partita Fabio Capello ha di che ricriminare su alcune decisioni dell'arbitro Trentalange. Ma lei contesta qualche episodio, mister? Contesto ma accetto le decisioni arbitrali. Credo che bisogna stare un po' più attenti prima di tirare fuori i cartellini. E poi, fuori gioco sul primo gol mi lascia molto perplesso. Ed eccolo il gol contestato dall'allenatore rossonero, 23esimo, palla in mezzo con Rossi in uscita ostacolato. Lalas trova il comodo appoggio in rete, 1-0. Il Milan approccia una timida reazione, anche se lo sviluppo del gioco appare lento e spesso prevedibile. Simone reclama per un intervento subito in area. Gullit invece prova la soluzione da fuori, però senza successo. Capello richiama Lentini dopo 32 minuti di gioco e precisa i nostri microfoni. Lentini è un problema? Lentini non è un problema, Lentini aveva giocato bene il derby, tutti hanno bisogno in un certo periodo di recuperare, io avevo bisogno di un giocatore di fantasia come Savicevic mi aveva detto ieri che poteva giocare un tempo, mancava 10 minuti prima che entrasse. Dopo l'entrata del Montenegrino, Trentalange fa vedere il rosso per doppia ammunizione a Deseli.
Il Padova capisce di avere la grande occasione. I campioni d'Europa si affidano a iniziative sporadiche personali per mettere in difficoltà Bonaiuti, come con Stroppa al 41esimo. Nel secondo tempo il Milan prova a schiacciare il Padova nella propria metà campo, ma la squadra veneta si difende con ordine e riparte con veloci e ficcanti contropiedi. La squadra di Capello ha una buona occasione con tiro da fuori di Albertini, uno dei migliori dei suoi, ma la traversa si oppone. E poi Savicevic a sparare alle stelle prima di essere a sua volta sostituito da Daniele Massaro. Ma al 60esimo il ribaltamento offensivo è Gabriele ad indirizzare una gran botta che gonfia la rete di Sebastiano Rossi tra il tripudio dei 20.000 degli Ugani. Il Milan è sulle ginocchia. In inferiorità numerica combatte la squadra rossonera con l'orgoglio della preda ferita, ma la lucidità in realtà è poca. Lalas prova a sua volta il grande shoot da fuori e poi Gullit a trovare invece il palo esterno. I ragazzi di Sandreani con dedizione si chiudono a riccio, chiudendo ogni varco e salvando la propria porta anche quando il gol sembra cosa fatta. Anzi, Tentoni subentrato ad un inesauribile Gabrielli a mancare in contropiede il terzo gol. Una grande giornata, non c'è che dire, da ricordare per il calcio bianco scudato e soprattutto un'importante iniezione di fiducia per un campionato che ora assume tinte più rosee. È stato il tuo primo gol in Italia, sì. Una giornata felice per Happy Day. Sì, molto, molto contento, la squadra, che io ho molto contento, un grande giorno, e che io molto fiero perché io la... primo americano che fate gol in Serie A e vinciamo oggi, questo è più importante cosa perché hai 3 punti e vinciamo. Ruud Gullit, non è un periodo buono questo per il Milan? Ma si può dire è un periodo no, un giorno andiamo bene, un giorno no, è così, cosa devi fare? Devi combattere e quando tu vai combattendo con convinzione puoi anche superare questo. Il Padova ottiene questa grande vittoria con il Milan, campione d'Italia ed Europa. Franco Gabrielli è stato l'autore di uno splendido rete che ha dato poi la vittoria definitiva a questo 2-0. Di destro ci pare anche. Sì, ho fatto un eurogol, diciamo. Poi è venuto con il destro che non è il mio piede e quindi è una gioia doppia. A quel punto, così dopo il secondo gol, abbiamo chiuso la partita. Abbiamo cercato di chiuderci a riccio e gestire la partita, portarla fino alla fine. Niente, diciamo che la vittoria ci sta tutta, abbiamo affrontato questa squadra con la determinazione giusta, con la determinazione che avevamo avuto a Napoli e quindi questo fa ben sperare, è un Padova che sta crescendo e niente, adesso ci godiamo questa vittoria e ci prepareremo per la prossima. Ti aspettavi di trovare un Padova così reattivo, così in condizione? Sì, anche perché conosco i ragazzi, sono molto, entrano subito in forma, sono agili e potevamo metterci in difficoltà, di certo sono stati avvantaggiati andando in vantaggio. Maurizio, è il momento, allegria. È il momento del... del momento Nico. Magazzini Nico. Magazzini Nico. Qui mi pare che loro si vestono tutti da Nico, loro quattro, vero o no? Beh, non mettiamolo in difficoltà. Guarda che eleganza. Anche nelle nascose. Alberto sicuramente, Massimo anche, Mario, beh, insomma, con quella cravatta che ha, insomma, potrebbe vestirsi un po' male. Esatto. Insomma. Allora, poi lui è Daniele Zolato in perfetta divisa bianco scuro. Allora, da Nico ricordiamo, no, Anna? Cioè, sì. Tutto per l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie, tutto perfetto. A San Zeno di Cassola, 1 chilometro da Bastano del Grappa, a Schio, ad Affi in provincia di Verona, a Chiopri Svisconi in provincia di Udine. I magazzini Nico a San Zeno di Cassola, lo sai? Sì, hanno, ci passo sempre. Brava, hanno rinnovato completamente tutto il assetto, il reparto delle calzature. C'è un reparto vastissimo a prezzi accessibili che è una roba splendida. Mentre a Chiopri Svisconi in provincia di Udine, vi ricordo che il sabato è sempre aperto, per cui dalla mattina alla sera potete andare anche nella pausa dell'orario di pranzo. Per cui abbigliamento, calzature e pelletteria da Nico, che aprirà prossimamente anche un nuovo... A Linz. A Linz, dove?
A Linz, in Austria. Non sai dov'è Linz? No, e studiati la geografia allora. Ma tanto perché tu lo dicesti. Insomma, Linz in Austria, Linz, anche lì. Quando lo aprono? Mi pare martedì 25. Ma hanno invaso l'Europa, perché c'è Austria, poi... Polonia. Praga. A Praga chiama adesso, non lo so. Vedi Giacomino, che lui non sa dove è Praga. Repubblica Ceca. Ecco. Bravo. Ma e cercava proprio di dire che nel Triveneto, ovunque vai, c'è un mondo di Nico. Un mondo di Nico, esatto. Sì, che farebbe Mondonico. Diamo la pubblicità, chiudiamola, va. Lascialo stare con No, la pubblicità, no, chiudiamo lo spot Nico. Lo spot Nico, non c'è? Non c'è lo spot, c'è Nico. Lo spot Nico? Sì che c'è. Addosso. Nico abbigliamento e calzature. È la moda che conviene. Bene, allora abbiamo chiuso questo momento simpatico. Alberto, noi siamo felici, così un minutino veloce per che tu sia qui con noi, perché in tanti di noi pensavamo che tu fossi per strada. No, no, assolutamente. Resto qui. Sì, no, perché oggi abbiamo sentito Mosca. Maurizio è un simpatico. Destinazione Napoli, parliamoci chiaro, via. No, assolutamente, no. Lasciamo piuttosto in pace Guerini, lasciamolo lavorare. Che martedì c'è la partita. Martedì di Coppa. C'è una partita importante, è già stato tormentato abbastanza, mi pare. Già volevano mettergli Giorgi. Sì, appunto. Adesso vediamo, però questi 5 gol sono un po' pesanti, anche se di fronte a una grandissima squadra come la Lazio, sia ben chiaro. Ma sicuramente nell'ambiente c'è qualcosa che non funziona, queste polemiche possono aver minato la tranquillità dello spogliatoio, questo secondo me potrebbe essere una giustificazione ai 5 gol subiti. Certo. Bene, allora noi a questo punto ci fermiamo ancora un momento e poi diamo inizio alle danze, come si dice, no? Benissimo. Ecco, noi abbiamo già ballerina già pronta. Con guarda, con lei, c'è la fila. Guarda come alte le gambe. C'è la fila. No, il vestito, il voile. Ma insomma. Ecco, vabbè, continuo a inquadrare Mosca. Non continuo, ho capito. Ma giusto, la cosa è fare la mia parte. Ok, diamo linea alla pubblicità, via. A fra poco. L'impronta della giustizia. Il gufo. È scoppiata la moda della voglia matta. Quando ti prende quella voglia matta di cercare quello che non hai, quando ti prende quella voglia matta di trovare amici nuovi, lascia un messaggio al 144 11 41 23 e poi ascolta quanti ti risponderanno. Togliti la voglia matta di telefonare al 144 11 41 23. La voglia matta. E quello? Lo riconoscete? Ebbene sì, è Paolo. Un milione di capelli fa, ma è lui. Ma è irriconoscibile. L'anno scorso Mister Timido era un po' sulle sue. Oh, timido io. Guarda 6 mesi dopo come ero timido. Chi ti ha insegnato ad andare a cavallo? Tu? E poi quest'estate si è scatenato ed è diventato l'animatore più desiderato di tutto il villaggio. Cesare Ragazzi, i centri dei capelli. Tutti i giorni hai un appuntamento con le stelle. Chiama subito il numero 144-116367. Potrai sapere cosa ti riserva il futuro in amore, nel lavoro e se la fortuna è dalla tua parte. Potrai conoscere il profilo della tua personalità o quello di chi ami. 144-116367. La linea diretta con le stelle. La linea diretta con il programma Un'astrologa per amica. 144-116367. Nuova energia al tuo tempo. Princeps Jamaica Sound.
il primo orologio sportivo con calendario perpetuo e ripetizione sonora dei minuti. Princeps Jamaica Sound, più potenza al tuo ritmo. Mel Gibson, Danny Glover, non si può fermare un'arma letale. Intanto i nostri amici stanno discutendo, i nostri amici ospiti. Io volevo intanto approfittare di Zolato per sapere quando, come stai e quando potremo annunciare il tuo rientro. Ma io sto bene, sto recuperando adesso. Sì, non è che non hai giocato, diciamo francamente, che non è che non hai giocato perché ti sei sposato in settimana, insomma, no, c'erano altre ragioni. Non credo che sia quello. Il discorso è che purtroppo ho avuto due stiramenti consecutivi, quindi questo mi ha penalizzato un pochino. Adesso rientro con il gruppo, con la Fiorentina dovrei far parte della rosa. Quindi già domenica è previsto il tuo... Sì, dovrei essere insomma inserito nel gruppo, poi chiaramente spetterà sempre l'allenatore la decisione. Guarda quindi... quanti ce ne sono questa sera, sì, sì. Fatti raccomandare. Li conosco. Bigon, Giacomini, Davide, qualcuno. Mister Giacomini l'ho avuto io come allenatore. Dove? A Brescia. A Brescia? Sì. Mi ha tirato giù dal letto una mattina, un pomeriggio. Quanti capelli neri fa Massimo? Parecchi capelli neri. Sì. Era così, era qualche problemino, sono andato a tirarlo giù dal letto un giorno. E poi è vero, vero, vero. Come tirato giù dal letto? Si era addormentato. No, l'avevano dato per malato, io sono andato lì, ho fatto il miracolo, l'ho portato in campo e l'ho fatto giocare. Un allenatore bravo fa anche quelle cose lì. No, lui, no, il calciatore, ma lui si fa... io ho avuto una distorsione proprio qui a Padova. Sembra proprio una settimana, arrivo al mister che mi viene a trovare, mi ha detto domani ci alleniamo. Proprio, via, poi mi ha reinserito in squadra, devo dire che da lì ho ripreso fiducia, insomma, poi è andato avanti. Bene. Senti, mi è rimasta impressa una dichiarazione, Alberto Bigon, la chiedo un po' a tutti, una dichiarazione di Fabio Capello che dice il Milan mi ha soddisfatto, io sono tranquillo. Saresti tranquillo tu, Alberto? Io credo che ci sarà sicuramente una reazione del Milan da qui in avanti. Tra l'altro ricordiamo che il Milan giocherà ad Atene e poi domenica con la Sampdoria. Sì, non è finito il Milan, non è finito il ciclo del Milan, credo che abbiano ancora tutte le... carte per giocarsi questo campionato, anche se obiettivamente la concorrenza è decisamente rinforzata quest'anno. Cosa c'è d'accordo il mondiale, i giocatori da recuperare, ma non vanno un po' per conto loro, ognuno per conto loro? Cioè, c'è un qualche cosa che non è più, cioè non è più una squadra imbattibile, onestamente. O non so, ho questa impressione, prima lo era. Cioè quest'anno c'è un campionato, l'anno scorso era un campionato mediocre con una squadra nettamente più forte che era il Milan. Quest'anno per me c'è un campionato mediocre nella cui mediocrità si è un po' messo il Milan. Io credo invece che il campionato abbia alzato il tasso tecnico generale e poi i problemi del Milan li avevi già enunciati tu prima, a partire dalla carta d'identità in difesa. Ecco, quello è un po' un problema. Ma sì, perché non segnano? Cioè qual è il problema del gol? Cioè... perché affidano tutto a Gullit o manca una punta lì? Il rientro di Gullit già li fa giocare in maniera un po' particolare, cioè non hanno una punta fissa di riferimento, non ce l'hanno più. E giocano con Savicevic, Gullit, Simone è l'unico che è un po' un giocatore da area e che resta lì davanti. Poi esce uno, entra Massaro, esce Lentini, entra qua, insomma... hanno un attacco un po' sui generis. Ma non dà Giacomini un po' questa idea come di rattoppare durante la partita? Io penso che Fabio Capello voleva dire in definitiva peggio di così non può andare, per cui io sono contento perché faremo meglio. Questa è la traduzione e cioè, sottotitolo anagrammando, no? Buona questa. Però ci sono dei problemi, diceva Alberto giustamente, in avanti non c'è un punto di riferimento, no? Chiaramente oggi Simone non ha giocato assolutamente, diciamo, ha giocato pochissimo e quindi
gli sprazzi e le accelerazioni venivano solo da Gullit, ma questo non è possibile perché ovviamente molte volte si trova al centro dell'attacco, mentre lui è molto bravo quando svaria. E questo è un problema che talvolta Capello ha risolto brillantemente, come nella finale contro il Barcellona, che con Massaro e Savic ha già rifilato 4 gol a Barcellona. Non sempre trova un avversario disposto a lasciare degli spazi, come oggi il Padova, per cui il calo di qualche giocatore, sia per l'età, sia qualcuno per lo stress dei mondiali, crea una situazione un po' di disagio. Sì, poi però comunque non è molto distante dalla vetta della classifica, insomma, 4 punti. No, certo. No, comunque c'è anche un altro fatto, che l'anno scorso Massaro ha risolto molti problemi e che forse esistevano già, qualche problemino esisteva, e veniva proprio cancellato, veniva così trascurato perché veniva il risultato. Ora, anche oggi, ripeto, il Padova ha vinto la partita meritatamente, sia ben chiaro, però non dimentichiamo che il di Albertini. Poi c'è quel gol lì, il primo gol che ha fatto il Padova, mi sembra che sia un po' viziato di fuorigioco, mi sembra, No. Prendetelo come... comunque mi sembra. Viene fuori il vecchio milanista, No, sono abbastanza... È viziato da fuorigioco. Sono abbastanza obiettivo. Allora, se poi cuore lo vogliamo... di diavolo, cuore di diavolo. No, se poi lo vediamo, possiamo vederlo, rivediamo, vedrai che veramente mi sembra che era in fuorigioco. Dopo c'è stato quel palo di Gullit, sono rimasti in 10... Perché a me risulta, insomma, a me personalmente mi risulta che il primo fallo che ha fatto Desai... Sì, mi pare che, ecco, un po' di ragione Capello l'abbia nelle dichiarazioni quando parla di cartellini un po' troppo facili, perché mi sembra, ecco, che le due ammonizioni a Desai siano state un po' eccessive. No, il primo, il secondo era giusto, era un fallo d'ammonizione, ma il primo era un fallo veniale, proprio. È chiaro che poi viene la somma e naturalmente va mandato fuori un giocatore così importante come Desai. Ecco, però sono convinto... Sì. No, prego Mario, concludi. Sono convinto, come diceva Bigon, che questo Milan qui non è proprio... Cominciamo a dire Milan è finito, lo buttiamo via. Milan si farà ancora sentire e senz'altro... No, siamo mica qui a far funerale si Milan. Presenterà. È una squadra che deve rimediare in corsa. Sto tenendo l'idea di quello che voglio dire. Sì, poi anche c'è stato questo avvenimento in settimana che non mi sembra dal fatto trascurabile, tra l'altro. La bottiglietta. Per quanto uno possa dire che siamo al di sopra di certe sensazioni, ma credo che anche il Milan abbia patito questa decisione. È un verdetto allucinante. Un verdetto allucinante soprattutto per un semplice motivo, perché non si può discutere, il fatto è successo, però... O li togli i punti o non li squalifichi due per due domeniche il campo e o gli dai una multa e fai qualcosa. Mi sembra che hanno fatto una montagna di penalizzazione nei confronti di questa squadra. Vabbè. Consoliamoci, se possiamo dire così, perché almeno avremo occasione di vedere il Milan a Trieste, che è una patria degna per questa squadra. Con l'AEK Atene. Con l'AEK Atene e anche con... con l'Ajax il 2 novembre. Ha scelto il campo migliore che potesse scegliere, sì, a mio parere. Sono d'accordo. Trieste, non parliamo di Trieste questa sera, per favore. Non parliamo di Trieste questa sera. No, così per correttezza nei confronti di Massimo Giacomini. Va bene, d'accordo, Giacomini ci sorride, Giacomini non ha mica colpe. No, ci mancherebbe. Quindi voglio dire, parlo come città, come campo, una cosa, il campo migliore che potesse scegliere è quello lì. Sicuramente, è una bomboniera, come si dice. Una domanda volevo farti, Daniele Zorato. Ecco, chiaramente oggi il Padova ha giocato una grandissima partita sul piano, soprattutto nervoso anche, mi pare, degli stimoli. Ma chiaramente non incontrerà il Milan tutte le domeniche. Il Milan si sa che è una squadra che dà questi stimoli. Ecco, questo può essere il limite di questo Padova di adesso? Ma non credo. Io credo che la partita di oggi possa dare fiducia, posso far ben sperare. Devo dire che gli stimoli che si trovano contro il Milan bisogna trovarli anche domenica prossima contro la Fiorentina. D'altronde poi per noi sono tutte grosse squadre, quindi è un po', mi sembra un po' banale dire che non si possano trovare stimoli. Credo che per noi in partita... Certo, quando giochi contro una grossa squadra è più facile che trovarli contro la Cremonese. Sì, però per noi anche la Cremonese può essere una grossa squadra. Quella è una cosa che non capirò mai. Qui abbiamo tre allenatori, io glielo vorrei proprio chiedere. Anche oggi... L'Inter era deconcentrata perché il Bari non è il Milan. Ma che cosa vuol dire? Ma io quella è una cosa che a me mi fa impazzire. Ma che ragionamento è? Il Bari non è il Milan, quindi giochi deconcentrato. Ma perché? Ma che concetto è? Perché, che modo di ragionare può è? Capitare, questo? Capitare però. Certo, capitare capita, ma vuol dire che c'è un qualche cosa che non quadra. O mi sbaglio, non riesco a capirle io quelle robe lì. Dopo un mese e 10 giorni di campionato. Forse il discorso più logico è che hanno pagato un po'
la fatica del derby, tutte e due le squadre, sia il Milan che, la, che l'Inter, al di là del fatto della concentrazione. Ma non era stato un derby alla morte. Ma in fondo è stata una partita abbastanza tirata, con un vantaggio del Milan, poi questi sette minuti che ha ribaltato la situazione, il Milan ha riattaccato. Forse hanno pagato sul piano fisico, sul piano un po' nervoso, ma non certo delle motivazioni o della concentrazione. Poi hanno preso un gol dopo tre minuti, è diventato tutto più difficile. Sì, va bene, poi Guerrero ha preso un palo e se no era 2-0, poi stava per fare il 3-0 e non l'hanno fatto, per un miracolo. Sì, però l'Inter fatto... contro il Bari in casa deve vincere, insomma. Anche se il Bari è una grossa squadra. Per carità, con tutto rispetto per il Bari. Perché è una grossa squadra che ha un gioco. Ci sono delle logiche, insomma, vabbè che il calcio dice, vabbè, è così, vero, vedo che c'è un interista là dietro e anche... vabbè, abbi pazienza, oggi è stata giornata, c'è Michele, nessun problema. Poi anche il tuo Parma, che ne combina tutti i colori, la tua ex squadra, ma cosa sta combinando? Io cosa fa il Parma, Zorato? Il Parma purtroppo ha già perso, ma perché non è più bello però come una volta? Dicono che è più concreto, per me non è mica vero, che è più concreto. Dov'è più concreto il Parma? Ma forse singolarmente giocatori migliori, però magari nell'espressione collettiva riesce a fare, cioè non riesce a esprimere forse quel gioco che si vuole di anni fa. Zorato ancora a Parma, andiamo con le punture di Mosca? Proviamo? Sì. Attenzione, cintura e bretelle, via! Ecu presenta la puntura di Mosca. Allora Maurizio, vai. No, vado, io sono qui tranquillo. Voglio dire una cosa, ce l'ho con le grandi. Oggi ce l'ho con le grandi. Perché scusa, faccio un ragionamento. Dico, la Juventus via Basta, via Boniperti, arriva via Trapattoni, arriva Lippi, buon allenatore, sia ben chiaro, rivoluzione. Vanno a Foggia per giocare in contropiede. Ma cosa vuol dire? Ma la Juventus va a Foggia, ma lei va a Foggia per fare tre punti e lascia fuori l'unico uomo che oggi deve giocare nella Juventus, si chiama Del Piero. Allora, però, invece, siccome c'è evidentemente un allenatore e un ambiente di non eccelsa personalità, hanno paura a creare il dissidio Baggio Del Piero, il dissidio Ravanelli Vialli. Se Vialli non è in condizione di giocare e di rendere come è, deve giocare Ravanelli. Se Baggio non sta ancora bene, deve giocare Del Piero. Oggi Del Piero porta nella Juventus una freschezza, un'ondata di novità, che è la chiave di della Juventus. C'è Baggio che non è ancora in condizioni, Vialli non so se lo tornerà più, non lo so, gli auguro per lui, ma non mi sembra che torni più. L'Inter, sento Bianchi a fine partita, che oggi sai cosa ha detto Bianchi? Ha detto... Il margine di miglioramento di questa squadra per me ha raggiunto il massimo, di più non so cosa fare. Come? Dopo un mese e 15 giorni allenatore dell'Inter fa una dichiarazione del genere. Allora ti rimetti, è una resa che tu annunci davanti a tutti, o mi sbaglio? Allora, non hai giocatori buoni, allora chi ha ceduto Manicone? Chi ha ceduto Manicone? La società perché gli hanno garantito Galante il prossimo anno? Lo dicano, è così, ma abbiano il coraggio di dirlo. Perché tutti gli interisti non hanno ancora capito perché Manicone è stato ceduto. L'unico uomo che blocca in mezzo. Oggi non avevano uno di questi. Jonk non lo fa, perché Jonk è una palafitta. Poi chi c'è? Berti oggi non c'era. Seno, se va avanti così, va al sanatorio, poveretto, perché non ce la fa a correre per tutti. Orlandini non può coprire tutto il campo, ma una fascia la può coprire. Allora, avere il coraggio. Fuori Bergkamp e Jonk, mettere Orlandini sulla fascia destra, Sosa e Del Vecchio davanti e Berti sulla fascia sinistra. L'unica Inter che può fare qualcosa è questa qui. Sei d'accordo o no? Sì. Ecco, bravo. Grazie. Zorato non è d'accordo. No, volevo dire che abbiamo trovato l'allenatore nuovo dell'Inter. Chi è? Sì, lei, se casomai si diventa... Anche quello lei fa. Lei fa il presidente. È pronto Bosco. È pronto Bosco, va a Milano. Però le dico questo, che Bianchi, e io ho sempre detto che con Bianchi l'Inter aveva fatto il miglior acquisto che potesse fare, però purtroppo mi sto ricredendo, amaramente, perché se tu non hai, è inutile che dici, Bergkamp può fare grande l'Inter o essere nella rovina, ma chi è che deve stabilirlo questo? Sei il tuo allenatore. Scusami, se Bergkamp non ha la determinazione, non ha la forza, trovate voi quello che volete di Bergkamp, lo lasci fuori, non te la senti di lasciarlo fuori perché l'ambiente, basta, chiusa, loro non sei un allenatore da Inter. Scusami, per chiudere questa puntura di Mosca perché ha fatto male, Alberto, possiamo mettere un po' di cotone, un po' di alcol per disinfettare queste opinioni di Maurizio Mosca o no? O sei d'accordo?
Ma oddio, ce n'è da dire fino a domani. Ah, sì. Io credo che Ottavio Bianchi conosca benissimo il suo lavoro, sia un allenatore sicuramente tra i più quotati. Se anche lui fa fatica a quadrare il cerchio, vuol dire che ci sono alla base dei problemi di organico forse insuperabili. Ma questa rivolta, io l'ho chiamata oggi la domenica la rivolta dei peones, no? Ecco, queste squadre tipo Foggia, tipo Padova, con il massimo rispetto, tipo Bari, che capovolgono quelle che sono le previsioni della vigilia, andando a vincere contro squadre che candidate, diciamolo francamente, allo scudetto. Ecco, non è da una parte una cosa mediocre, ma dall'altra parte anche una cosa meravigliosa, se vogliamo. Promozionale per il calcio, senz'altro. Certo. Perché il discorso che si riproponga questa incertezza, no? Magnifica incertezza, per cui nessuna partita è scontata, questo è molto promozionale per il gioco del calcio, perché se i risultati sono scontati prima non c'è nessun interesse. Sta di fatto però che pongono degli altri problemi, cioè nel senso il problema che diceva Mosca dell'Inter, il problema del Milan che noi non vogliamo sviscerare, ma io sono d'accordo con Mosca sul fatto di Manicone, insomma questo, la cessione di Manicone è un fatto abbastanza un punto di domanda emblematico di una situazione che non mi sembra chiarissima. Però Manicone è andato a Genova e ha sistemato, esatto, un pochino la situazione che era precaria a Genova. Due vittorie consecutive del Genova, non dico che sia solo Manicone, però beh, comunque sarà anche Manicone. Il suo contributo senz'altro è un contributo. Allora, all'Inter non c'è riuscito Bagnoli, non c'è riuscito Marini, non c'è riuscito Ricco, non c'è riuscito Bianchi. Allora cosa succede? Cioè io questo che... Allora la mela marcia era Zenga, via. La mela marcia era Ferri, via. La mela marcia era Bergomi, non è vero, perché è il migliore dell'Inter adesso. Allora? È Pellegrini. Allora chi è Pellegrini? Ma io non credo che il presidente possa essere l'unico alla rovina di una squadra. È questo che mi sfugge. Cioè cosa c'entra Pellegrini? Ma cosa c'entra Pellegrini con l'Inter che cambia in 3 giorni dal derby al Bari? Cosa c'entra Pellegrini? Cosa ha fatto Pellegrini questi 4 giorni? O no, Giacomino, mi sfugge. Io non credo che si debba addossare al presidente, anche se essendo al vertice di questa piramide, alla fine è chiaro che tutte le palle arrivano a lui. Arrivano lì, certo. Però sta di fatto che prima di arrivare lì ci sono dei gradini, sì, per cui va valutato il discorso in un certo modo. È evidente che sembra ci sia quasi un po' una maledizione. Sta di fatto che oggettivamente, pur riconoscendo che Bergam potenzialmente un grande giocatore e Jonk un buon giocatore, in questa Inter hanno scombussolato un po' quelli che sono gli equilibri di questi due giocatori. Certo. Chiaramente, ecco. Chiedo scusa, allora ci fermiamo un attimo, torneremo a parlare ancora poi non solo dell'Inter ma anche ancora di questo Milan, che credo che abbia gli stessi problemi dell'Inter, questo se non di più, perché adesso è un momento importante, Maurizio. Quale? Ecco. Momento importante. Ma non c'è la sigletta? No, c'è già andata, adesso tocca a te. Ah, allora dimmelo, io me lo sto dicendo, te lo sto dicendo sottovoce. Allora, David, questo cos'è? Non lo so. Come non lo sa? È un tubo, cos'è? Bravo, lo sai. È un tubo, il rame rivestito di polietilene antincendio. Oh, sono i famosi tubi EQ prodotti dall'Eurocopper. Cosa hanno questi tubi qui? Cosa servono? Per i nostri impianti di riscaldamento. C'è bisogno di sicurezza, di tranquillità, di risparmio, di soldi, di energie e di energie elettriche. Allora cos'è? Con questi tubi c'è la grande garanzia da parte dei tubi EQ che sono fatti a norma di legge, per cui noi non ci preoccupiamo tante volte, ma invece per dormire dei sonni tranquilli dobbiamo garantirci che siano tubi come gli EQ, a norma di legge, tant'è vero che sono omologati addirittura in Germania, dove c'è, come sapete, una legislazione tremendamente severa e rigida. Allora, amici installatori e amici idraulici, quando chiedete, parlate con i vostri rifornitori, chiedete assolutamente i tubi EQ, perché i vostri clienti vogliono soltanto questi tubi in rame rivestiti EQ. Allora, costano magari di più, è vero, ma cosa vuoi che siano 30-40 mila lire di più di fronte alla garanzia di una tranquillità, di fronte al fatto che sono infiammabili, di fronte al fatto che non c'è mai problema, non si corrodono, quindi non esce l'acqua, non c'è bisogno poi di richiamare l'idraulico, il muratore per rimettere a posto le vostre case e i vostri impianti. Quindi ricordatevi, per il risparmio, sicurezza e grande e minor consumo di energie, tubi EQ prodotti dalla Eurocop. Bravo, va bene. Ti meriti un applauso. E anche David, che era stato incerto, cos'è? Come cos'è? Questo è un tubo EQ, David. Ma non lo vedo qui e lì, volevo che sappia io. Ritorna a settembre, ritorna a settembre, rimandato la pubblicità. Non c'è più l'esame settembre. Ah, non c'è più. Andiamo con la pubblicità.
Un saluto amici da Guido Bagatta, vi aspetto tutte le sere dopo il film alle 22.30, ovviamente su Italia 7 con Action. Poche parole e tanta azione. No! Il tempo a volte non passa mai. A volte va di fretta. Il tempo ricomincia da zero. Proteggi la tua casa. Eccoti le porte blindate personalizzate, le tapparelle, le grate apribili, i balconi e anche le finestre. Chiama il numero verde 3M Tecnofer per avere chiavi in mano una casa veramente sicura. 3M Tecnofer, chiusure blindate, da sempre. Una pelliccia Fratelli Moro è un desiderio che puoi esaudire facilmente a Padova, Bastia di Rovolone, Abano Terme e Carpi. C'è Maurizio che mi sta facendo delle confessioni, ma non le posso dire pubblicamente queste perché sennò ingenererebbe un altro. Sono calcisti che hanno sbagliato. Sì, sì, beh, parliamo ovviamente di calcio. Ecco, io per parlare di calcio vorrei sorvolare, passare da Padova a fare un saltino a Vicenza, dove oggi si giocava un derby importante con le prime della classe, questo Verona che ha confermato anche quest'oggi in quest'ennesimo derby, dopo aver pareggiato quello di domenica scorsa col Venezia, la sua quadratura, la sua caratura. È stata una bella partita, purtroppo non ci sono stati gol, però è una partita che valeva, come si dice in gergo, il prezzo del biglietto. Vediamola in questo servizio, questo 0-0 di Vicenza-Verona. Tutte e due, sia Berici che Scaligeri, possono veramente stare tranquilli. Altro giro, altra corsa, ovvero altro derby, altra bella partita. Vicenza e Verona, seppur a secco di gol, non fanno rimpiangere il ticket del match. Si comincia con la Marcorda, Ladino Valotti, ex vicentino, ora gialloblu, viene fatto partecipe di grande affetto e riconoscenza da parte dei suoi ex tifosi, ora comunque amici. Assenti nel Vicenza Briaschi per squalifica e Viviani, colto in contrattura alla vigilia, nel Verona dentro Bellotti per Ficalenti. Guidolini e Muti offrono formazioni con garanzie d'offesa e di grande ardore. Il primo tempo è bello, vivace, corredato da pregevoli iniziative e buone occasioni. E cominciamo con annotare e soprattutto sottolineare la prima, che vede protagonisti Manetti e Sterkeli. Grande tiro ed intervento degno della fama del portierone vicentino. I continui capovolgimenti di fronte offrono al Vicenza questa punizione di Lopez, sulla quale Gregori si distende ma non dorme. Per il Verona, Manetti e Lunini scambiano con buone movenze. Poco prima della mezz'ora la più nitida occasione per i ragazzi di Guidolini. Efficace iniziativa sulla sinistra di Rossi che sceglie la collaborazione di Burgito. L'attaccante tira con Gregori battute ma sulla linea salva Celeste Pino. Il tambureggiante primo tempo si conclude con un'alta prodezza di Gino Sterkeli che toglie un pallone dal set tirato dalla macchia. Bravissimo. Sull'angolo conseguente Lunini tocca di testa. A salvare il Vicenza si mettono Lopez e la traversa. Ripresa di gran movimento ma priva di emozioni, l'unica la concede Gregori con questa presa saponifera. Allegria, c'è finalmente un rigurgito di calcio trivento. Verona e Vicenza lo confermano non solo attraverso una luminosa classifica, ma soprattutto in virtù di un gioco che, seppur sciapo di gol, offre garanzie di spettacolo e di coraggio. E di questi tempi, credetemi, non è poco. Comunque mi pare un punto e una prestazione che legittima la vostra posizione in testa alla classifica, se vuole, in comproprietà da questa sera. Sì, credo che sia una prestazione significativa, fatta su un campo molto importante. Sarà difficile per tante squadre uscire con la pelle da Vicenza. Siamo contenti per il risultato, anche se
Ecco, si poteva vincere, però mi sembra che il pari sia giusto, ecco. Poteva vincere sia Vicenza che il Verona. Quindi vuol dire che è stata una bella partita. Sì, le occasioni di gol hanno avuto loro e abbiamo avuto anche noi. Penso che il pubblico ci sia divertito e questo è l'importante. Per noi l'importante era muovere la classifica, l'abbiamo fatto, adesso aspettiamo domenica prossima. Un bel Verona, un bel Vicenza. Francesco Guidolin è stata in fondo, quindi una bella partita, soprattutto in considerazione che al Vicenza c'era qualche pedina importante che mancava. Sì, direi che la disamina tua è giusta, direi una partita combattuta, una partita corretta, una partita nella quale la gente non ha pensato altro se non che incitare le proprie squadre. Credo che questo sia il messaggio che è venuto dal campo più importante. Un bel Verona, un Vicenza un po' incerottato che ha sofferto e che ha fatto soffrire il Verona, un pareggio giusto. Bene, a margine di questa considerazione, di questo servizio, Maurizio, vorrei dire una cosa. Io la sensazione mia è che Verona, sia Verona che Vicenza, non siano delle meteore in questo campionato. No, non credo, perché il Verona sta andando benissimo, il Vicenza anche. Quindi mi sembra di vedere quale può essere la tenuta, la distanza, voglio dire, in queste due squadre. Qualcuno dice che il campionato deve ancora cominciare, per carità, vediamoci. È già partito, direi che domenicalmente col fatto dei tre punti c'è un sussulto ogni domenica, visivo e emotivo, no? E pratico. E quindi questo può dare adito, ripeto, ogni domenica ha una scossa, no, Giacomini? Questo fatto dei tre punti. Beh, contento anche Bigon che va bene a Vicenza, Come? Certo. La sua vecchia militanza vicentina non... bisogna dimenticarla. Vai. Allora, Triveneto alla grande, c'è... Sì, c'è da notare purtroppo la prima sconfitta di Gigi Manfredi, un Venezia quest'oggi che ha giocato male, questo ci riporta... Ha sbagliato anche un rigore. Ha sbagliato un rigore, dopo lo vedremo anche attraverso le pagelle che sono abbastanza significative e non è stata una bella partita e purtroppo il Venezia ha perso. È stata la prima sconfitta di Manfredi, ma credo che non cambia, credo, questo un po' quelle che sono le qualità di questa squadra che... mi pare di poter dire con ragionevole certezza fra poco vedrà anche dei cambiamenti, nel senso che no, non guardarmi così, cambiamenti, arriveranno nuovi giocatori, voglio dire. Ma chi prende? Lemme? È facile che Lemme arrivi appunto a Venezia, che mi pare sia un vero, Daniele lo conosce bene perché viene da Parma. Buon attaccante, buon veramente attaccante. Bravo, ma credo che lo volessero anche l'Udinese, l'Ancona. Sì, era probabile verso Udine anche. Mi pare che vada più facilmente verso Venezia. Lo staremo a vedere. Non dopo la pubblicità, un po' più avanti. Adesso vediamo la pubblicità intanto. Gli avevano detto di proteggerla, non di innamorarsi. Guardia del corpo. Cosa c'è di più necessario che trovare un'amica o un amico? Puoi fare un'inserzione sul giornale, puoi spargere voce in giro, ma se vuoi davvero trovare un amico o un'amica, e subito, chiama Cercasi Amicizie al 144 11 48 48. Chi trova un amico ha chiamato Cercasi Amicizie al 144 11 48 48. Innocenti è molto di più, niente di meno. Mille innocenti è l'auto che aspettavi perché ha di serie proprio tutto, grande economicità ed in comfort rivali non ne ha. Ed il prezzo vedrai ti stupirà, perché innocenti è molto di più. Mille innocenti da 12.550.000 lire chiavi in mano. Grazie mille. E fino al 31 ottobre su tutta la gamma innocenti proseguono gli eccezionali finanziamenti a interessi zero. Grazie innocenti. E quello? Lo riconoscete? Ebbene sì, è Paolo. Un milione di capelli fa, ma è lui. Ma è irriconoscibile. L'anno scorso Mister Timido era un po' sulle sue. Oh, timido io. Guarda sei mesi dopo come ero timido. Chi ti ha insegnato ad andare a cavallo? Tu? E poi quest'estate si è scatenato ed è diventato l'animatore più desiderato di tutto il villaggio.
Cesare Ragazzi, i centri dei capelli. Innocenti è molto di più, niente di meno. Mille innocenti è l'auto che aspettavi perché ha di serie proprio tutto, grande economicità ed in comfort rivali non ne ha. Ed il prezzo vedrai ti stupirà, perché innocenti è molto di più. Mille innocenti da 12.550.000 lire chiavi in mano. Grazie mille. E fino al 31 ottobre su tutta la gamma innocenti proseguono gli eccezionali finanziamenti a interessi zero. Grazie innocenti. C'è un nuovo modo di fare amicizia. Lascia un messaggio a Secret Box al 144 11 42 42 e sarai sorpreso da quante amiche o quanti amici ti risponderanno. 144 11 42 42. Secret Box, la tua segreteria con codice d'accesso riservato che garantisce la tua privacy. Secret Box, per ascoltare i messaggi degli altri e rispondere direttamente a chi vuoi tu. Secret Box al 144 11 42 42. Princeps Chrono Collection. L'eleganza. La perfezione. Princeps Chrono Collection. Orologi sangue blu. Come? È diventato... Stavi dicendo, Massimo? No, eri... Ma niente, no, dicevo che Agnolin fa sacrifici incredibili per mantenere la linea, per il ruolo importante che è nella Roma, che è capo classifica. E non l'abbiamo ricordato. E veste Nico. Ecco. Per carità, non si può dire, siamo fuori... No, veste... Ma cos'è che chi veste Nico ha anche detto prima, dicevi, nel nero? La Roma. No, un'altra squadra. La Roma. No, solo la Roma che sapeva. Che è capo classifica. Non è capo classifica. Nessuno l'ha ricordato. Ha ragione, Giacomo. Bene, siamo felici che tu l'abbia fatto. Gran Balbo. Certo. Grande giocatore. Conosce bene Alberto. Alberto. Ragione Bigon, diceva prima. Lui per il gol, il tac del gol. Parliamo un attimo, chiudiamo il nostro quadro dei servizi con l'ultimo servizio in programma questa sera. Che riguarda il Chievo contro l'Ascoli, che ha fatto 1-1. Ha giocato bene però questa volta in casa il Chievo, si è fatto raggiungere dopo aver fatto il vantaggio da questo Ascoli, salvando, diciamo francamente, un po' la panchina, mi sembra, di Mario Colauti. C'è da fare una notazione che c'è stato un brutto incidente quest'oggi a Chievo, dove il giovane Facciotto ha subito la frattura della tibia, sospetta quella del perone, e i legamenti della caviglia sono saltati. Una prognosi che mi pare vada dai 4 ai 5 mesi. Davvero auguri a questo giovane Facciotto, che è veramente peccato. Allora vediamo questo servizio. Chievo Ascoli 1-1, il servizio di Roberto Guidetti. Non riesce ancora al Chievo l'impresa di espugnare il Bentegodi. Contro l'Ascoli i ragazzi di Malesani hanno pareggiato dopo essere rimasti in vantaggio soltanto qualche minuto. Ad un primo tempo caratterizzato da una maggiore pressione ospite fa seguito una ripresa in cui i gialloblu si presentano con una occasionissima capitata ad Andrea Giordano, schierato fin dal primo minuto, che però fallisce così il possibile vantaggio. L'Ascoli prova a replicare, ma senza impensierire Borghetto, schierato al posto di Zanin, che in questa uscita agguanta la palla in due tempi. L'episodio che sblocca il risultato è preceduto da questo intervento molto dubbio in area ascolana ai danni di Cossato. Lo stesso giocatore decisivo a Salerno porta in vantaggio il Chievo poco dopo, ribadendo a rete una respinta del portiere Bizzarri. Ma la gioia dei locali dura tre soli minuti, fino a quando, cioè, l'arbitro, contestatissimo De Prisco, assegna un calcio di rigore per questo fallo del portiere Borghetto in uscita sul centravanti Birov. Giudicate voi, trasforma lo stesso giocatore. Prima della fine c'è ancora tempo per questo cross di Curti, che però non sorprende Bizzarri, a cui replica, proprio nelle battute conclusive, un tocco del sempre pericoloso Bierhoff, a cui si oppone l'intervento del giovane Scardoni. La cronaca si chiude qui, per il Chievo comunque un altro risultato positivo, peccato per quel rigore. Ma ecco il parere dei protagonisti. Prima di ascoltare i due allenatori, Mario Colautti per l'Ascoli e Alberto Malesani per il Chievo, sentiamo il cannoniere gialloblu Michele Cossato. La prima azione in area di rigore mia, al secondo tempo, poteva esserci rigore. Sicuramente penso che era più netto il nostro che loro. Loro è stato un mischia. Viro è entrato a gamba tesa sul portiere, un rimpallo e
non ha avuto dubbi, ha fischiato subito rigore. La squadra in questo momento gioca ancora un po' contratta. Oggi se eravamo forse un tantino meno contratti potevamo finalizzare meglio l'occasione che abbiamo avuto, però insomma non è che si può far dare grosse colpe, perché la squadra è stata bene in campo, ha contenuto molto bene questo Chievo che voleva vincere. Ma sono contentissimo oggi perché finalmente il Chievo si avvia alla forma migliore. Specialmente negli ultimi 20 minuti la mia squadra ha giocato un grande calcio, secondo me, e io spero che sia sempre così da oggi in poi. Bene, io volevo... ti piace Malesani, Alberto Bigò? Lo conosci? Oddio. Scusami, è un po' buttato, un po' tecnico, troppo forte questa domanda. No, non posso dare giudizi seri perché non ho mai visto il Chievo all'opera. Ok, senti, io... No, c'è la... Mi riprometto di andarla a vedere, però. Come? Mi riprometto di andarla a vedere presto. Ma però da Napoli come fa? No, ancora. E ci sono anche gli aerei. Mi scusi, signor Mosca. Oh, finalmente ti sei svegliata, eh? Hai dormito tutta la sera in piedi. No, io veramente questa sera ho messo anche quest'abito bianco. Ma lascia stare che continui a parlare di quest'abito bianco, che poi non ho capito, l'hai messo per Zorato, per te che ti vuoi sposare, perché io mi voglio sposare. Hai detto prima. Che non devo parlare davanti a me. Ho detto che potrei sposarmi, però tu... E perché non ti sposi? Perché devo ancora decidere. Che cosa? Tu dovresti dover andare. Vi ricordo, cari voi, che questa non è un'agenzia matrimoniale, ma una trasmissione sportiva che si chiama Fuori Gioco. Prego. Fuori Gioco. Ecco, vai avanti, parla. Allora, io volevo andare qui dai nostri ospiti che non hanno parlato per tutta la serata, perché tu, come al solito, monopolizzi l'intera trasmissione. Senti, adesso voglio fare la puntura di A, e poi non ho capito. Dicono sempre che inquadrano te. Io ho messo anche questo per i cameraman, sono molto arrabbiata, perché dalla regia prendono sempre solo esclusivamente te, cioè che ci avrai, non lo so. No, prima, scusa, non lo so. Giacomini, buon testimone, hai visto che sono passate un minuto fa le sue gambe? Sullo schermo. Abbiamo visto. Ecco, sono passate le tue gambe. Vabbè, parte delle mie gambe, non sarò. Ma cosa continui? Tira su tutto allora, già che hai tutta la sera che stai lì. Ma perché? Non lo so, è vero o no? Vabbè, insomma, prima siamo qui. Via di mezzo lì. Vabbè. Ma impara dalla Parietti. La Parietti deve imparare da me che bisogna scoprirsi un po' alla volta. Perché lei non è Vabbè, va, Maurizio. Per favore, guarda che allora, qui ci censurano, fra poco. Dai, io prego. Sono stata rimproverata più volte perché spesso leggo male la classifica e mi dicono che la leggo non correttissimamente. Su comunque sono tutti d'accordo. Ma chi ti ha chiesto niente? Chi ti ha chiesto niente, Maurizio? Stasera c'è una che è fra Mosca e Anna Maria. Mamma di mia, proprio brutta. Maurizio, e non mi dire più quando verrai ospite da me, perché sennò va a finire che anche stasera non ceni. Già sei venuto a stomaco. Giacomini, ti guarda male. È dal 4 settembre che dice: domenica tutti a cena a casa mia dopo la trasmissione. Siamo arrivati fino a ottobre, fate voi. Vai avanti, lavora. Allora, presentiamo il signor Michele Viscidi. Buonasera, buonasera. Dica qualcosa, grazie. Sono contentissimo. Come dica qualcosa, poveretto. Come fai il tuo mestiere? Ma fagli una domanda. Lei è interista? Certo. È infuriato? Ma perché? Molto. Fai infuriato, vedi che è infuriato. Insomma, è il mio servizio questo, Maurizio. Vabbè, lei è interista? Sì. Ecco, quindi? E quindi sono infuriato. Grazie, tengo io il microfono, signor Viscidi. No, ma aspetta, volevamo che... No. Michele, visto che sei qua, hai tanti ospiti, hai voglia di fargli qualche domanda, levarti certo, qualche spizio? C'è Bigon, Zorato, ecco. Giacomini, David. C'è anche la signorina bionda, se vuole chiederle chi è, perché qui... Sì, come che conosco. Lo sanno tutti chi è? È la dolce compagna di Antonio Finco, lo sanno tutti. Oh, vai. Eccolo là. Allora, scusate, posso dire la mia? Potrei prestare questo alla signora Zorato? Ma stai ferma con quella... veramente, cos'ha stasera? Sempre stasera sei più stupida della Elia. Ma scusa, Maurizio! Sei il colmo, essere più stupida della Elia è il colmo, però lo sei. Ma come? Scusa. Sì, è il colmo, però allora vuol dire che il corso che ho fatto ha funzionato. Ho fatto anche un corso. Di che cosa? Per venire qui, per scioltezza, telegenia, ed era anche compreso questa cosa qui, ma chi ti ha promosso? Tu mi hai promosso. Io? No, io non ti ho fatto nessun esame, però ti avrei bocciato. Per favore. Ma poi fare domande agli altri. Michele, approfitta di questo parterre de roi per levarti qualche spizio. Lo tengo io? Lo tiene lei. Sì.
Volevo chiedere al signor Bigon se va veramente al Napoli o se non va al Napoli, se andasse volentieri all'Inter. Ma però non è male. Era lì, eh. Vabbè, allora io penso che di queste cose, scherzando, possiamo parlarne fino a domani mattina, ma seriamente è meglio lascia stare, perché sono cose abbastanza delicate. Se ci fosse qualcosa sotto, non lo direi. Però non c'è niente, quindi non c'è nemmeno il problema di dire bugie. Questa è una diplomazia. Le è piaciuta la risposta? Soddisfatto? Scusi, vado avanti. Buonasera. Buonasera. Io questa sera non faccio domande, presento soltanto. Cioè, li presento con l'autopresentazione loro, prego. Renata Alessia. Ecco. Non fai le domande? No, 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 perché io mi hai detto, mi hai completamente troncato. È tifoso del Milan, scommetto, dai capelli no. Sì. Eccolo. No, neanche lei. Juventino. Juventus. Ti sei già informato, Massimo? Sì. Sì. Vedi, lui, hai visto? Tutti devi informare di più. Mi dovrei informare di più. Vabbè, allora passiamo. No, aspetta, vuole fare una domanda qualcosa, poveretto. Ma li tratta proprio. Che tragedia, ragazzi. Che tragedia. No, vabbè, riprendiamo, quindi. Sì, io volevo chiedere invece a Daniele Zoratto se lui è convinto che il Padova ce la possa fare. Secondo me ce la può fare. Non dia suggerimenti, lo chiede e basta. La mia opinione è che ce la può fare. Io, scusate, prima che le risponda, volevo fare complimenti al signor Giordani per solidarietà, mi è molto simpatico. Non farla ruffiana, vai avanti. Vengo sempre troncato, non ho capito. No, devo dire che dopo aver visto il Padova oggi, insomma, penso che possa avere buone speranze, però chiaramente ancora la strada è lunga e difficile, quindi l'importante è avere umiltà, avere determinazione come oggi, poi vedremo alla fine. Bravo. Soddisfatto? Soddisfatto. Bene, vai avanti. Io umilmente, visto che si parla di umiltà, io umilmente supero questa signorina, si sa già chi è. No, ma scusa, perché non chiedo me? Ma chiedigli qualcosa di piccante su Finco. Scusa, questo è il divertente. Infatti, Sabrina, poi se non sbaglio, noto, vero? È un noto milanista. È un noto milanista, un noto quindi giornalista, bravo, è tutto qui. Domandagli un po' qualche cosa. Cosa volete sapere? Qualcosa di piccante, di qualcosa, insomma, un po' che esuli da questo, da, ma fatti dallo sport, domanda, dal calcio. Pensa che l'Eli è più brava di lei. È il massimo. È tutto dire? Vabbè, non so cosa dire. Ecco. Brava Sabrina. Andiamo avanti. Okay. Ricci. Ma no, Ricci. Ma qui ti sei preso anche tu. Ma non sei possibile che non sa cosa dire. Ma si vede che non ha niente da dire. Ma anche lei, insomma, non fa. No. Leggi tra le righe, Maurizio. Dico, signore, che lì, questo va detto, dice, guarda. Io non verrò mai in trasmissione, verrò solo la sera che c'è Padova qua. Milan. Eccolo qua. Non ti vogliamo arrangiati più. Io intanto l'unica cosa è che ho sentito pochi apprezzamenti al Padova e la cosa mi dispiace. Io ho fatto i complimenti, ragazzi, al signor Io sono Giordani. Stato l'ultimo dei fedeli. E poi stranamente ancora non ho sentito dire niente a Maurizio di quel 4-2 Ancona-Atalanta. Pensavamo dire? Tutti quanti di vedere un Atalanta ai vertici della classifica. Ancora con Mondoni. No, la mia previsione l'ho già fatta. L'Atalanta vince tranquillamente. Vedrete se non è così. Offro una cena a tutti se non è così. Vince il campionato di Serie B. Ma è quello che non capisco. Tu dici che vince sempre il campionato, la vedo sempre più giù. Ma adesso avrà un momento difficile. Ma scusate, ma mi sembra talmente logico. L'Atalanta, l'Udinese, il Piacenza e il Venezia. Queste sono le quattro squadre che vengono su. Ma per me non c'è dubbio. Poi mi posso sbagliare su una, ma sulle altre non credo, ma non mi deve essere. Non sono solo che lo dico. Giacomino, è d'accordo? Sì, queste quattro sono le candidate. Sono altre squadre, ad esempio il Verona stesso che abbiamo detto. Sì, no? Certo. Che si sta affacciando, perché c'è sempre un outsider, certo, che non è previsto. E quindi il discorso direi che è aperto per 7-8 squadre. Queste che ha detto lei, senz'altro, sono parte del gruppo delle favorite. Esatto. Certo. Beh, lui voleva sentire qualche cosa. Qualche apprezzamento del Padova, perché mi sembrava di aver sentito oggi Giordani che diceva: vorrei sapere Mosca cosa dirà questa sera. Ma sono stato molto chiaro. Ma no, tu gli hai detto solo di fare acquisti. No, poveretto, gli hai detto che andava in Serie B, scusa Maurizio. Cioè, come? Una partita che vince col Milan, tra la seconda che vince. Gli hai augurato la Serie B? No, non gli ho augurato la Serie B, no. No, hai ragione. Noi facciamo con questo organico, hai ragione. Io ho detto semplicemente grande onore al Padova per il grande impegno, la grande volontà e anche la grande bravura di certi giocatori. Ribadisco,
sono stati grandi col Napoli, grandissimi col Milan. E questo va su me. Però non è un organico che possa reggere in Serie A. Questa squadra va in Serie B. Facciamo una carrellata veloce a questo punto con i nostri ospiti. Allora dico, siccome non c'è tempo per ritoccare, si ritocchi. Alberto Bigon, il Padova che tu hai visto oggi, era la prima volta che tu lo vedevi, mi pare, quest'anno? Sì, ecco. Vabbè, no, in campionato sì. Ma in campionato. Ecco, secondo te è una squadra che ha la possibilità di salvarsi con l'organico che ha in questo momento? Aggiungici pure l'ingresso di Zorato da domenica. Ma avevo già avuto modo di fare un'intervista in settimana proprio sulla stampa locale in questo senso. E il titolo diceva Bigon, due punti, Padova si salverà. Il concetto di fondo poteva essere quello, però non era così semplicistico il fatto. Io credo che la squadra innanzitutto va rivista con il rientro di Zorato, di Vlahovic e la perfetta forma di Franceschetti e di Galderisi che sono appena rientrati. Quindi direi che quando la squadra avrà il potenziale attuale al 100%, sicuramente potrà dire la sua. È chiaro che se la società, i loro conti li sapranno fare sicuramente, ha la possibilità di mettere a disposizione dei tecnici un pezzo o due in più, naturalmente che siano di un certo livello, perché se devono prendere un giocatore che non vale proprio la pena, io credo che le speranze e le chance aumentino. Però le speranze ci sono, ci devono essere. Il campionato lo sta dimostrando, perché i risultati di oggi, io lo dicevo proprio in settimana, bastava vedere per esempio che la Cremonese aveva battuto il Milan, il Napoli aveva battuto la Cremonese, il Padova a momenti ha pareggiato a Napoli, quindi, il tutto nel giro di pochissimi giorni, quindi è un campionato aperto, il Padova ci deve credere, credo che questi tre punti assieme a quello di Napoli servono non tanto per la classifica quanto per il morale, per la convinzione. Non so se è dello stesso parere anche Mario Davide. Senz'altro, un discorso è questo qui, sicuramente il fatto di un organico come quello del Padova comporta senz'altro delle grosse difficoltà, è una squadra che è una delle candidate, diciamo, della bassa media classifica, se indovina qualche partita sicuramente si può venire fuori da una certa situazione che può essere anche precaria, mentre viceversa però non bisogna illudersi, non bisogna pensare che questo Padova vince le partite una dietro l'altra e si porta fuori immediatamente, a mio avviso dovrà soffrire molto, comunque complimenti, ripeto, l'ho già detto prima, ho avuto modo di dirlo prima, mi ribadisco, complimenti al Padova per questa partita, per la partita che ha fatto oggi soprattutto. Giacomini? Com'è? Giacomini? Complimenti anche a Giacomini. Io ritengo che c'è stata una modifica tattica innanzitutto dall'inizio, poi l'ingresso di Franceschetti ha dato sicurezza alla difesa, si è giocato così facendo, come dicevo prima, un po' di guerriglia in mezzo al campo, quindi costringendo l'avversario a giocare in fretta e in velocità, quindi a sbagliare di più. I ribaltamenti di fronte sono stati piuttosto rapidi, per cui c'è un assetto migliore rispetto all'inizio e maggiore esperienza da parte di alcuni giocatori che non conoscevano questa categoria. Sta di fatto che anche numericamente, diciamo, l'aggiunta di qualche giocatore di esperienza potrebbe senz'altro giovare a questa squadra. Sta di fatto che oggi nel complesso, nonostante quello che ci ha detto Fabio Cappello, mi sembra che il Padova ha meritato di vincere, insomma. Sì, non ci sono dubbi. Certo. Ecco, con questo credo di aver fatto felice anche Ivano Ricci. Sei d'accordo? Ma guarda com'è contento Ivano Ricci, finalmente! Oh, un sorriso anche Ivano Ricci. Adesso andiamo a vedere le pagelle. Dopo tutti a casa di Ricci a mangiare. Sì, bene. Basta di inquadrare questa qui, basta. Le pagelle, basta, le pagelle. Le pagelle. E cominciamo subito col Padova, la vittoria sul Milan rilancia le valutazioni di quasi tutti i giocatori. I voti più significativi riguardano il pacchetto difensivo, in particolare si evidenzia il 7,5 di Franceschetti, tornato leader della formazione biancoscudata. Vicenza riprende quota dopo la sconfitta di Lucca, la squadra vicentina. Grandi interventi di Sterkele sono premiati dal 7, come pure la grande prova di Rossi, l'ex dilettante che ha sostituito Briaschi. Ancora insufficiente il bomber Murgita. Non si può, non si è primi per caso, il Verona ancora una volta l'ha dimostrato, Pin, Valotti e Manetti su tutti, ma a parte un Bellotti spesato, tutta la formazione di Muti ha offerto una prestazione ampiamente sufficiente. Chievo, le pagelle di Roberto Guidetti, pur non riuscendo ad espugnare con la prima vittoria al Bentegodi, la squadra di Malesani ha giocato contro l'Ascoli una buona partita. Migliore di tutti, Michi Cossato, autore del gol che bissa così il successo personale di domenica scorsa. Citazione di merito per l'esordio in B del giovane Scardoni, meritevole di un 6,5.
Venezia sono le pagelle di Carlo Crucco. Prima sconfitta targata Maifredi, Carlo Crucco della Nuova Venezia. Il Venezia perde e male, salvando la panca anche di Giorgio Rumignani. La totale sequenza di 5, stilata appunto da Carlo Crucco, testimonia il grigiore di una giornata da dimenticare per i lagunari. L'Udinese, le pagelle sono di Rino Nini del Gazzettino. Basta guardare le votazioni di Battistini, 8, per capire com'è stata la prestazione dell'Udinese. Scarna nei suoi uomini principali, Scarchiglia e Pizzi, deludente nei due stranieri, Elvec e Kosminski. Bene, abbiamo visto queste pagelle, direi di andare con la pubblicità subito e poi faremo un finale un po' pirotecnico. Dico bene, Maurizio, stai leggendo, cosa fai? Sì. Gli ha fatto una sorpresa. Ma non mi segui allora? No, ti ho seguito, seguito le pagelle. Com'è? Cartellino giallo, se no. Sì. Ma è una cosa molto importante, una cosa molto. Vabbè, allora andiamo a vedere la pubblicità, poi ne riparliamo. Sì. A fra poco. Mel Gibson, Danny Glover. Arma letale 3. Il tempo a volte non passa mai. A volte va di fretta. Il tempo ricomincia da zero. Proteggi la tua casa. Eccoti le porte blindate personalizzate, le tapparelle, le grate apribili, i balconi e anche le finestre. Chiama il numero verde 3M Tecnofer per avere chiavi in mano una casa veramente sicura. 3M Tecnofer, chiusure blindate, da sempre. Solo lui può salvare questa città. Batman, il ritorno. Allora, mentre Maurizio finisce di leggere il suo libro, vabbè, hai poco tempo ancora, Volevo fare una domanda, Bigon, anche ai nostri ospiti, in relazione a una dichiarazione che ha fatto Berlusconi. Per favore, reggetevi, non è una dichiarazione politica, è solo calcistica. Che ha detto a proposito di questo Milan, dice secondo lui questi ragazzi hanno mangiato troppo caviale, bisognerebbe tornare in Serie B. Mi pare un po' forte, no, come dichiarazione. Ma, Presidente, è giusto che vado a tirare un attimino le orecchie e richiami all'ordine, anche se devo dire onestamente non è che oggi non si siano impegnati, perché secondo me in 10 soprattutto i vecchi del gruppo ce l'hanno dato dentro, non si sono sicuramente tirati indietro. È chiaro che, forse si torna al discorso di prima, la condizione non è brillantissima e stanno pagando inevitabilmente lo stress del mondiale, perché troppi di questo famoso stress del mondiale alla fine si paga, perché gira lo vediamo un po' dappertutto, l'avevamo annunciato anche all'inizio dell'anno, mi pare è una costante dopo i mondiali. Ma di solito sì, ci sono le eccezioni, ma sembra che il Milan non faccia eccezione. Poi c'è da dire che viene da 3 campionati vinti consecutivi. Sì, beh, certo non li facciamo mica adesso, non mettiamo mica in croce il Milan, per carità. Non lo paga Signori perché ha giocato poco. Certo. Senti, Daniele, rispetto al Milan dell'anno scorso, che tu hai incontrato e battuto. Ma direi che il Milan adesso sta attraversando un momento un po' particolare, difficile. Si è visto oggi, anche a livello fisico, insomma, erano inferiori a quelli del Padova.
però credo che il Milan sia sempre quella squadra, insomma, che ha ben impressionato su tutti i campi d'Italia, anche europei. Adesso, insomma, anch'io penso che il presidente Berlusconi voglia richiamare un po' i giocatori, però quando c'è una situazione negativa si vuol dare sempre una scossa particolare. Però non penso che il Milan si sia adagiato. Poi vedremo il futuro se mi verificherà queste parole. Ho citato questa affermazione di Berlusconi e ho visto che Giacomini ha storto un po' il naso, perché l'ultimo Milan in Serie B l'ha portato poi in Serie A proprio Massimo, mi pare, sì, no? Sì. Io ritengo che è difficile azzerare le vittorie, nel senso che vincendo il Milan continuamente come ha vinto, è difficile ripartire e dire non abbiamo fatto niente. È più facile ripartire da zero quando parti da una sconfitta, perché peggio di così non può andare. E questo è un po' il problema del Milan, no? E poi un problema di assuefazione, diciamo, non alla vittoria, ma proprio di rapporti tra i giocatori che giocano da molti anni assieme. E oltretutto qualche giocatore sta andando avanti con l'età e perciò non ha più gli anni di prima. E un po' è questo il problema, no? Quando Velasco dice abbiamo rivinto, no, il Mondiale dopo... È difficile rivincere un mondiale dopo 4 anni, vincere tutti gli anni, diceva Alberto, per 3 anni di fila al campionato, la Coppa dei Campioni. Insomma, non è semplicissimo azzerare tutto e dire d'ora in avanti ritorniamo a vincere, no? Sì, ma forse dal Milan ci si aspettava una maggiore programmazione anche a livello nessuna squadra ha vinto 3 campionati di fila. No, no, per carità. No? Certo. 2 ne aveva vinti solo la Juventus e poi nessun altro. Il Milan ne ha 23 addirittura. Io volevo chiudere questa puntata con una notazione un po' statistica, se vogliamo, su un fatto che è successo in settimana, questa storia della bottiglietta di questo della sentenza. Se la memoria mi sorregge, credo che il primo caso successo di una bottiglietta che abbia gettato scalpore e mischiato un po' la giustizia sportiva sia proprio capitata al signor Mario Davi. Ah, già, Venezia. Dico bene? Sì, sì, è successo a Venezia. Ma quando allora la situazione era, la situazione era diversa, perché... Come era? No, perché intanto quel periodo lì non esisteva, al di là di qualsiasi considerazione, non esisteva la famosa panchina. Poi quella bottiglietta che ho preso in testa io era di vetro, era quel 18 Amaro Isolabella di vetro, dunque faceva male anche tra le altre cose. Quando io ho preso la bottiglietta in testa, noi stavamo vincendo 1-0, poi io sono uscito e poi abbiamo perso 2-0, ci è andato il 2-0 della vittoria a tavolino. Per cui forse una situazione un pochino diversa da quella che è successa a Milano con Salisburgo. Sì. Ma Vianney come faceva? Perché non c'era una foto che c'era Vianney con la bottiglietta qui nel taschino? No, Vianney io l'ho visto alla fine del primo tempo, anzi mi ha sgridato. Qualcuno gliel'ha data lui però. Come? Lui c'aveva la bottiglietta. No, la bottiglietta l'ha presa su Lobello in campo, è stato lui Lobello a dirmi di andare fuori a farmi medicare, per cui Vianney era dall'altra parte, proprio in tribuna dall'altra parte, per cui tutte fantasie poi quelle. Perché Vianney assolutamente, anzi Vianney era arrabbiato perché era uscito e non si era neanche accorto che in effetti... Ma tu sei uscito subito dalla presa della bottiglietta in testa? Mi sono fermato, mi hanno dato anche 2 punti, non sono andati mica per niente. Ma hai fatto un po' di scena o no? No. Non ho fatto scena, io ho fatto scena quando loro hanno segnato, perché quando io ero fuori, il Venezia ha segnato, perché io ho preso la strada degli spogliatoi e sono andato negli spogliatoi. Comunque anche se rimanevo in campo la cosa era uguale, perché Lobello ha preso la bottiglietta, se l'ha messa in tasca, eccetera, eccetera. Comunque 2 punti in testa, insomma. Beh, quindi vuol dire che c'era... Beh, questo qui in effetti mi pare che sia stata, ecco, questo ci ha dato la struttura per chiudere un po', per parlare di questa sentenza che secondo me è veramente Ma no, è incredibile, per un fatto che parere molto elementare, cioè la partita o è falsata o non è falsata, no Giacomini? Se è falsata dai lo 0-3, se non è falsata non cambia niente. Il discorso sia un fatto esemplare questo, a prescindere che il Milan è recidivo, ma dopo Marsiglia. La prendono sempre con l'Italia, è esemplare perché allora, se tu fingi non hai nessun vantaggio, perché non, né rifai la partita ma te la danno vinta, caso del Salisburgo. Certo. I tifosi del Milan sono stati intemperanti, quindi il campo viene squalificato per 2 giornate, il Milan viene penalizzato di 2 punti, e non vale a dire, è per scoraggiare la violenza dei tifosi del Milan. Questo d'accordo. E chi magari ha esagerato nella finzione, eccetera, non ha nessun vantaggio come il Salisburgo, perché né si ripete la partita, né prende dei Massimo, punti. Non vorrei credo insistere, che ma se devi scoraggiare, scoraggiare la violenza negli stadi, nella fattispecie quello di San Siro, squalifichi il campo 5, 6, 7, 8 giornate. Sì. Ma non penalizzi la squadra in questa maniera. Magari aumenti anche la cosa. Evidentemente hanno voluto creare un punto di riferimento per una nuova casistica.
Io credo. Sì, fa sicuramente. Fa perché sicuramente non credo che la sentenza questa. Poi in appello verrà trasformata. Di solito la UEFA è difficile che trasformi la prima sentenza. Tu pensi che venga trasformata? Io credo. Beh, ma al massimo toglieranno, non so. Cioè, come Roberto, percentuale, no? Raramente è stata modificata. Io credo che diventi, capisci, la pietra miliare di una nuova casistica per scoraggiare sia chi finge e sia il tifoso intemperante. Questo è giusto da fare, questo è vero. Però, cioè, se tu dai la vittoria al Milan, il 3-0, quindi avalli anche il fatto che quello abbia fatto una sceneggiata, cioè hai ritenuto ininfluente. Metti in dubbio il comportamento, insomma, ecco. Allora, a quel più punto, che ammettere la sceneggiata, metti in dubbio il comportamento del portiere. A quel punto, se gli dai la vittoria, perché gli devi levare, a mio parere, perché gli devi levare i due punti? Cioè, gli lasci la vittoria, quindi per te la partita è giusta e regolare. Allora, devi pulire il pubblico, giusto. Allora, gli dai 5 giornate di squalifica e 500 milioni di multa. Ma perché gli togli i punti? Sì, sì, io adesso, no, ho capito. Però io tento di interpretare lo spirito, no, con cui è stata fatta. Ho capito. Comunque, Maurizio, non so se tu sei stato attento. Nella porta, dove c'era il portiere, sì, portiere austriaco, c'era già una bottiglietta. Sì, certo. Quando lui è entrato, ha portato la bottiglietta. Quando è successo che è venuta giù la bottiglietta dalla tribuna, che ha preso in testa, perché sicuramente il fatto è successo, non si può negare questo, no? È anche abbastanza evidente. Quando però sono entrati il massaggiatore, il medico e l'accompagnatore, sì, improvvisamente in campo c'erano due bottigliette. Hanno preso anche quella che era in porta e l'hanno buttata, sì, per fare scena, l'hanno buttata questo dentro. Questo è vero, certo. Allora, adesso vediamo un altro dei nostri servizi per concludere. Il Triveneto Star, cioè la media delle classifiche fino a questo momento raggiunta dalla nostra squadra del Triveneto, vediamo chi è in testa. Eccole qua. In testa abbiamo il Verona con 44,08 punti, segue il Chievo 43,14, il Vicenza 41,74, il Venezia con 41,66, Udinese 40,96 e chiude la classifica il Padova con 34 punti. Beh, c'è da dire una cosa, che il Padova in questa classifica ha una partita in meno, quella della sosta, quindi siamo, certo, diamo a Cesare. No, beh, ma noi abbiamo detto che la facciamo al di là delle categorie, cioè chiaramente dobbiamo tenere conto che il Padova non gioca con la Cireale, ma gioca contro il Milan, esatto, e vince. Sei contento, Ricci? Fa piacere. La segna stampa, eh? Amico di Giordani. Sì, Ricci, dai, vado a Ricci. Col cuore si vince, questa è la rassegna stampa che vediamo da parte del Gazzettino, eccoli qua. Fabio Capello dice avversari grintosi e decisi. Qui abbiamo un altro titolo, aiutami un attimo perché qui abbiamo titoloni, sì, questa sera, sempre dal Gazzettino, una vittoria importantissima, la firma è di Paolo Donà. L'Alas dice non capisco chi è padovano e tifa per i rossoneri. Franco Gabrielli invece dice il mio primo gol, racconta il suo primo gol di destro, e che gol, amici. Titolone di Gazzettino sulla edizione sportiva, eccolo qua. Incredibile Padova, terremoto in Serie A. Le piccole suonano Parma, Juve, Milan, Inter. E tra le grandi si salvano soltanto la Lazio, 5 gol al Napoli e Samp. Roma, leader. In Bil Venezia sconfitto, senza gol il derby di Vicenza e Verona. Abbiamo ancora Padova, ecco quell'altra pagina, con il cuore si vince, ancora sempre dal Gazzettino di Padova, entusiasmo nello spogliatoio a fine partita per il successo sul Milan, e qui abbiamo un titolo un po' a metà sull'Udinese, che c'è Battistini che viene graziato da un rigore sbagliato del Palermo, insomma Battistini che fatica, dice a Palermo, per significare lo 0-0 abbastanza difficoltoso della squadra di Fedele, agguantato quest'oggi alla favorita. Questa volta ci è andata fin troppo bene, dice Fedele, sempre dal Gazzettino di Udine, il tecnico dell'Udinese riconosce la superiorità, non c'è scritto ma immaginiamo, dei palermitani. Pizzi una saracinesca in porta, dice qui Bianconeri, a significare il buona prestazione di Battistini. E qui abbiamo un altro paginone, Venezia nervoso e sprecone, sempre dal Gazzettino, sì. Venezia nervoso sprecone, Vieri sbaglia un rigore, Lagunari in superiorità numerica non riesce la rimonta, la mia espulsione ha dell'incredibile, parla Maifredi che è stato espulso insieme con Rumignani, abbiamo giocato sottotono, dice Maifredi, non capisco il gol annullato a Bortoluzzi. Zamparini arbitro, acido, l'arbitro, dice Zamparini, in giornata no, e noi troppo presuntuosi. Allora vediamo cosa c'è.
Zamparini, ah qui c'è una notazione proprio arrivata all'ultimo momento, dice Zamparini, due punti, una lezione che deve servire a tutti a cominciare da Maifredi. Ai 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 ai, Zamparini già comincia. Questa è l'ultima dichiarazione di Zamparini. Zamparini mette paura, eh? Bravo, ma... Questo non le manda a dire. No. Non lo conosci? Non ha il piacere. C'è un altro titolo, Venezia in sciopero generale, gioca male, sbaglia e perde. Questa dalla Nuova Venezia, con la firma di Carlo Crucco, poi dal Gazzettino ancora, l'ultimo, Vicenza-Verona, manca solo il gol e così abbiamo chiuso la nostra rassegna stampa. Beh, mi pare abbastanza piccantina questa considerazione finale di Zamparini che, insomma, Maifredi... Ma cosa vuole Maifredi? Ma non capisco. Insomma, ha vinto sempre, ha pareggiato il derby, ha perso... No, mi pare un po' esagerato. Ha perso Pescara, può anche capitare di perdere una partita, non lo so. Staremo a vedere, questa è l'ultima notazione che ci è arrivata. Noi diciamo tanto, cioè certe volte che noi o i giornalisti o i tecnici, sì, o i commentatori tipo Giacomini, roba, sembrano severi, no? Quando dicono, guarda il presidente, questo qui alla prima sconfitta di Maifredi mi pare che sia la terza domenica in panchina, no? Quarta domenica, ha vinto a Bergamo, ha vinto due partite in casa e ha pareggiato a Verona domenica. Sì. Insomma, già dice una lezione deve servire a partire da Maifredi, quindi già... Mette le mani avanti. Ma Zamparini è fatto così, no Massimo? Sì, d'accordo. Così, vabbè. Vulcanico, no? Vulcanico. Sorprendente, d'altra parte... Vabbè, io dico sempre che presidenti come Zamparini danno grande entusiasmo e se non ci fosse bisognerebbe inventarli, questa è l'opinione. Ma una volta, per non là... venire qui una volta Zamparini. Sì, sì, ma ha detto che viene. Ha detto che verrà, non ti preoccupare. Non vorrei venisse quando deve suonare Maifredi, perché siamo avanti a sto passo, no, ma non credo, no. Ci mancherà. Io sono convinto che Venezia farà un grande campionato. Io ringrazio gli ospiti, siamo in chiusura di trasmissione. Vi vuoi ringraziare te? Grazie. Allora, ringrazio. Si è sprecata. Oh. Ringrazio. Si è sprecata. Faccio come il signor Bigon, che ho visto che lui parla poco, ma dice cose giuste. Grazie, Antonella. Hai capito? Come Antonella. Ma insomma... Bravo, Bigon. Alberto, sei un grande. Bravo, Bigon. Bigon che è intelligente comunque. Come gli altri, ha capito perfettamente, tu l'hai detto, come per dire, lui dice parla poco dice, e io cosa dico? Parlo molto e dico scemenza. Prendi le botte in testa Maurizio pure di dire vorrei queste vorrei ricordare cose. Che i nostri amici saranno offerti come sempre, come tradizione, e gli orologi della Zero che ci accompagna come sponsor in questa trasmissione. Grazie a Mario David, Massimo Giacomini, Daniele Zorato, in bocca al lupo per il tuo rientro. Ci teniamo e ci contiamo molto. Certo. Alberto, signor grazie, Mosca. Fai buon viaggio, sì, a Napoli o dovunque tu possa andare. Buonasera. C'ho un sacco di amici. Buonasera. Napoli. Sì, ecco. Sarà un bel viaggio comunque. E anche da qualche altra parte, sappiamo. Comunque, grazie davvero. Grazie anche ai nostri amici ospiti, Michele Viscidi, tutti quanti. Grazie. Arrivederci. Maurizio, lascio a voi la chiusura, dai, perché sennò dite che lo faccio sempre io. Allora, lasciamo a noi? Sì, vai. Bravo Padova. Va bene? Ecco. No, Giordano, no. Sì, però, sì, bravo Padova. A domenica. Buonanotte. A domenica. Un programma in collaborazione.